Il posto giusto dove tutto ha più gusto. Pizzeria e rosticceria Benny. Tantissime specialità per un piccolo spuntino o una buffata in compagnia. Quando la guardo mi fa bene al cuore, se mi sorride. Tutte le pizze della tradizione, insieme a tante novità da comporre anche a tua fantasia. Super offerta, mezzo metro di margherita a soli 5 euro, mezzo metro di pizza farcita a soli 6 euro. Inoltre, buonissimi panuozzi in gusti golosi e abbondanti. Benny e anche polli ruspanti allo spiedo, con patatine a soli 6 euro. Tutte le specialità di friggitoria e rosticceria. Pizzeria Rosticceria Benny, via Don Minzoni 90, Castellammare di Stabia. Consegne a domicilio e prenotazioni allo 081 872 7714. Che oggi la Juve Stabia non riesce a conquistare una vittoria per salvare almeno la faccia. È molto difficile per salvare la faccia. Comunque penso che molti di noi che oggi non giocano più a calcio potrebbero giocare al posto di parecchi di questi giocatori che non sono giocatori. Cosa ne pensa della prestazione di oggi della Juve Stabia? Già abbiamo detto già dall'inizio del campionato, quello che ci mancava a questa squadra è proprio il carisma, cioè ci sono giocatori che non hanno esperienza. I ragazzi si impegnano tutto, la colpa è di Mannillo che è andato nella curva e ha sbagliato la formazione. La colpa è di Mannillo e del figlio. Sta su con il suo figlio, vedi? Mi servono, mi servono il figlio. Ennesima debacle della Juve Stabia. Purtroppo sì, forse non c'è niente da fare, purtroppo. Cosa dire della partita di oggi? Che dici? Con questo scempio è una scena accisa. Cosa vogliamo dire oggi dopo l'ennesima sconfitta della Juve Stabia? Un tentativo di rimonta poi fallito. Sì, io vorrei solo sapere come fa Braglia, non fa giocare Falco, sì. Vorrei essere spiegato solo sta cosa, con tanti giocatori ridicoli, un giocatore un po' più tecnico, più che ti può fare il salto di qualità, non lo facciamo giocare. Vorrei essere spiegato solo da Braglia perché non lo fa giocare. Chi è in grado nella Juve Stabia di giocare a posto di Falco, solo questo. Grazie. Vuol dire che oggi abbiano vinto solo i tifosi della Juve Stabia. Sì, da parte del pubblico c'è stato un continuo incoraggiamento per tutta la partita. Complessivamente non direi che lo Stabia ha giocato proprio male, i soliti errori in difesa, concediamo sempre minimo uno o due regali agli avversari e in Serie B si pagano queste cose, sì, soprattutto in Serie B. Speriamo la matematica ancora non ci condanna, però io sono un pizzico fiducioso, cioè, perché anche per rispetto dei tifosi e della società i giocatori devono, come dire, giocare alla morte fino all'ultima partita, finché la matematica non sancisce.